Tu, Gabri, hai un buco in testa, sei tu che è quello che non ha un buco vero in testa qui dentro. Allora, siamo di nuovo tornati su Fasmofobia perché appunto volevo portarlo dopo un po' di tempo. E quindi, gli obiettivi di oggi sono, scoprire che tipo di fantasma è. Avere, diciamo, la prova di un fantasma con un membro. Fare una foto sporca dell'acqua sporca e catturare l'attività paranormale con le MF Reader. Allora, caro Gabri, sei pronto per vivere l'avventura più paurosa e spaventosa dell'universo insieme più a Dunis? Più o meno. Fai bene a dire più o meno, perché Dunis chiaramente dovrà tenere la torcia più bella, eh. Io non ho la torcia. Ho sbagliato già, Gabri, ti sei contento? Vabbè. No. A volte può capitare. Ma come non hai la torcia? Scusa. È questa qua, credo che è quella, infatti, quella con i raggi UV. Sì, ma ne avevamo messo due. Comunque, tu prendi le MF Reader, guarda. Anzi, ne prendo uno anch'io, visto che ce ne sono due. Adesso, andiamo. Prima di tutto, accendiamo la torcia, perché ovviamente qua non è che siamo... Vabbè, io l'accendo, tu non l'accendi per niente, perché puzzi. Ah, prendi la chiave, mannaggia, Gian Giuberto. Dov'è? Perché Gian Giuberto sta... forse l'ho presa. Infatti l'hai presa tu. Mi sa che l'ho presa io, infatti posso entrare. Allora, Gabri, vieni con me. Potremmo avere a che fare con un demone. Oppure, Dunizeni, potremmo avere a che fare con un fantasmino farmagino. Oppure... Però come si chiama il fantasma? Non ho visto. Vado a vedere. Controlleremo. Vabbè, vai a vedere tu, ho capito. Va bene. Intanto io sono qua in casa che gironzolo e che vediamo. Prima di tutto accendo le luci perché io non sono qua a fare da servetta a nessuno, carissimo gioco, non so, carissimo fantasma, eh. Ho capito allora, che invece il buio, ma il fantasma si chiama Daniel Wilson. Ok, il fantasma si chiama Daniel Wilson, perfetto. Però Gabri, puoi parlare velocemente. Ah sì, è vero. E muovi il culo. Volevo cosa? Dire. Nel senso, parla velocemente. Va bene, parlo. Ok, intanto iniziamo ad accendere, no, un pochino l'acqua, chiaro, perché i tunisiani dobbiamo fare la foto dell'acqua sporca. Però non deve essere il fantasma che l'accende l'acqua, che l'apre, vabbè. Ah, funziona così, Gabri? Mi sembra di sì. Funziona, mi sa che hai ragione. E io come faccio a chiuderlo adesso, che non riesco più a chiuderlo? Non si può chiudere. Ma davvero? No, non si può chiudere tutti. Sei imbecille, si può chiudere come si può chiudere? Ah, ecco, perfetto. Sì, perché Dunis è molto esperto di queste cose. Allora, per quanto ne sappiamo, caro Dunisiani, noi adesso dobbiamo investigare sul fantasma. E praticamente questo fantasma potrebbe essere molto pericoloso, perché potrebbe farci sederino, no? Però no, come voi... Sì, perché praticamente noi adesso siamo qua, stiamo camminando. Ci potrebbe essere un fantasma che ci fa il sederino. E vi iscriverete anche al canale YouTube di Dunis, chiaramente, ricordatevelo. Ricordatevi anche di mettere like ai video, insomma, commentare. Che spavento, Gabri, mi hai fatto cagare addosso proprio una roba, scusa. Tutto quanto, proprio per me. Allora, scusa. Cosa hai fatto? Mi hai chiuso la porta davanti, No, non l'ho chiusa. Sei un assassino. Non l'ho chiusa io. Un assassino, volevi uccidermi, Volevi, no. Volevi fare come... quelli là pazzi che uccidono le persone. Non come sono ti permetti? Un fantasma. Tu sei un... Guarda, tu io non ti dico cosa sei, ma ti dico che sei una scrofa. Per no, dire non sono io la scrofa. Una scrofa. Una vacca. Vabbè, una foca grassa, Ok, una di quelle foche grasse so già, che qua. Quello lo so già. Porca miseria, abbiamo una tavola Ouija qua, Gabri. Ah. Qualcuno ha acceso. Dobbiamo farci. Scusa, ti sei reso conto che ha acceso la radio qualcuno? No. Allora, Gabri, però puoi rispondere entro domani mattina, scusa, mannaggia te. Puoi rispondere, forse ti devo urlare ancora di più nei timpani, non lo so, Dunisiani. No. Urlate pure voi nei commenti con le emoji che fanno tipo così, no? Urlate, per favore, perché Gabri non ci sente mai. Guardate che faccia da imbecille, che faccia da deficiente, che faccia o creatura. Allora. No. Scherzo, sei molto bello, ti vogliamo tutti quanti benissimo. Allora, grazie. Più o meno, a volte sì, a volte no. Questa volta no. Ma comunque io non ci sto vedendo niente, non ho la torcia. Aspetta, accendo. Ok, accendi. A volte potrebbero chiudersi le luci, ma tranquillo che il tuo Dunis, sì, lo so, coraggioso lo so. Com'è, andrà sicuramente a sistemare il tutto. Sì. Oh, porca pippola! Oddio. Allora, ho visto. Qua c'è l'impronta. Esatto. Porta. Pure tu l'hai visto, caro Gabri. Allora, prima di tutto puntala, perché così almeno abbiamo... Sei un imbecille, se non la smetti di muovere il... Allora, Gabri, stai fermo, per favore. Va bene. Punta però sta mano per... ok. E sto puntando. Ma per dinci bacco, Gabri! Gabri, non stai puntando niente. Gabri, sei un inutile, Gabri. Devi puntare più...
A sinistra, a sinistra, un po' più a sinistra. Ok, no, un po' più a destra adesso. Troppo a sinistra, mamma mia, Gabi. Ok, adesso faccio la foto. Ok, perfetto, ho fatto la foto, okay, mannaggia. A te, avete visto, Dunisani, che razza di amici ho io? Ma perché io non è che so molto bene giocare. Vedo, infatti non sai giocare a nessun gioco. Però, no, scherzo, Minecraft è molto bravo. Allora, però, Gabri, io prima ti stavo dicendo che, visto che c'è la tavola Ouija, potrebbe, Dunisani, essere che magari abbiamo anche a che fare con un demone, no? Perché sappiamo che oddio, i demoni comunicano attraverso la tavola Ouija in genere. Esatto, vero. Ma scusa, ma tu avevi sentito quella radio? Sì, l'ho sentita, ma c'è ancora, vero? Mi sa che... sì, la sento. Allora, sì, ma l'avevamo accesa noi questa radio, domanda? No. Ok, perché potrebbe essere un po' un problema questo. Perché se non riusciamo, allora, se non riusciamo a capire Dunisani, io ve lo dico chiaro e tondo, questo qua ci fa fuori. Perché i fantasmi qua ci fanno fuori spesso. Perché purtroppo magari a volte nella vita reale ci sono dei fantasmi che non ti fanno fuori. Esatto, infatti. Invece qua ti fanno fuori direttamente, proprio PEM, proprio così PEM, proprio PO, proprio che non si vede più niente, porca miseria. E dobbiamo stare attenti appunto per questo motivo. Perché poi dopo, altrimenti qua andremo a finire assolutamente male. E non dobbiamo andare a finire male, vero Gabri? Sì, infatti, ma qua c'è una luce che non ci vedo niente. Allora, ci dovrebbe essere chiaramente, ma non so, non c'è. Non vedo, infatti. Non saprei dove sia. Però allora, questo fantasma ha rotto le scatole. Fantasma. Infatti, non si fa vedere. Io ho sentito un rumore con le mie orecchie da cavallo. Ho sentito. Tu hai sentito qualcosa, Gabri? No, non ho sentito. Sì, però puoi parlare bene, per favore, per l'amor del santo patrignolo. Ho parlato bene. Hai parlato di schifo. Non è vero, allora, no, come? Stai parlando sempre meglio, però devi ricordarti, no? Devi ricordarti di parlare velocemente, di non interromperti. Allora, qua non c'è ancora niente, quindi io direi di fare un taglio. Ho notato. Ok, Dunisani, abbiamo dei fenomeni paranormali. Ho notato. Si è spenta la luce, questo vuol dire che praticamente il fantasma può essere dietro i nostri sederi, Gabri. No, Quindi devi stare attento, sì. Allora, cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo andare sotto nello scantinato ad accendere immediatamente Il contatore. Il contatore esatto della luce. Perché se non lo accendiamo qua, prima di tutto non ci vediamo niente, Dunisani, infatti. Come ben potete vedere, perché qua fasmofobia è completamente buio. Ma è proprio questo, secondo me, il esatto, bello di questo gioco. Esatto, infatti. Che è buio. Ma scusa, ma tu sai dire solo infatti? Oppure no, puoi dire anche qualche altra parola? Riesco a parlare. Ok, allora ma scusa, dov'è questo contatore? Credo che nel garage. Oh, porca miseria, ma davvero? Io pensavo fosse qua nello scantinato, mannaggia. Ma perché a volte lo spostano. Infatti. Stai dietro di me, puzzone. Scusa. Come ti sei permesso solamente non di fare volevo. Una cosa di questo tipo? Devi proprio. Ma perché non ti vedevo? Devi vergognarti, Gabri. Vergognati. Non ti vedevo, non ci vedo niente. Ecco. Puzzi comunque un pochino. Grazie. Ok, allora, silenzio un attimo. Se c'è qualcuno, si faccia vedere. Se si fa vedere, io urlo, Dunisani. No, Io ho paura, non voglio che si faccia vedere. Io pure ho paura. Perché se... No, aiuto, ho troppa paura. Ok, andiamo un attimo nel furgoncino. Usciamo, perché primo dobbiamo vedere la nostra salute mentale. Secondo dobbiamo vedere un attimo i sintomi, cioè, diciamo, nel senso tutti i segni che ci sta dando. Perché praticamente, Dunisiani, se noi andiamo a vedere i segni, praticamente possiamo capire immediatamente con che tipo di fantasma abbiamo a che fare. Noi abbiamo visto le impronte. Se noi premiamo... ho sbagliato. Se noi premiamo magari... com'è che era? Ok, se noi premiamo J, Gabri, tu vedrai che ci sono delle cose. Praticamente qua ci sono dei sintomi, no? Come delle cose. Noi abbiamo trovato, se vai nell'ultima pagina, abbiamo prima di tutto trovato... vediamo un attimo. Ok, evidence found. Allora, abbiamo trovato le fingerprints, che sarebbero le impronte digitali. Quelle là con la foto esatto, che Gabri non riusciva a puntare perché è imbecille. Esatto, proprio quelle. L'evidence 2, cosa abbiamo trovato? Vediamo se abbiamo trovato altre cose non qua. Non me lo ricordo. Assolutamente la no. Ouija. Sì, ma questa non è un'evidenza. Non è un'evidenza. Potrebbe indicarci effettivamente la tavola Ouija che si tratta di un demone piuttosto che di un revenant magari. Ma non ne abbiamo l'effettiva, diciamo, non possiamo esserne sicuri di un disegno. Quindi dobbiamo investigare più a fondo per capire qual è. Che fantasma c'è qua dentro? Perché noi dobbiamo capire qual è. Dobbiamo aiutare capire. Queste povere persone. Comunque tu hai preso. Allora, facciamo così, Gabri. Prendi questo coso. Che MF Reader, prima di tutto, perché. Dov'è? Non lo vedo. Ma come dov'è? Dov'è? Non lo vedo. È qua davanti a te, imbecille. Ma no, vabbè. Ma qua è vuoto, no? No, dai, Dunisiani. Questo! Sì, dai, ma perché? Vabbè. ma per Dunisiani. Scusa, non volevo, chiedo perdono. Tu, cioè, voi vedete, Dunisiani, che imbecillitudine hanno certi miei amici? Che poi dite, cioè,
Io ho visto qualcosa fuori dalla finestra. Oddio. Ma tu hai visto? No. Ma non vedo niente, dai. No, ma io non so se ho visto qualcosa oppure se me lo sono sognato. Potrebbe essere. Poi nel caso riguarderò nell'editing, ma potrebbe essere anche che io abbia visto qualcosa, come potrebbe non essere in effetti. Allora, no, non chiudiamoci ma la porta. Con, con l'MF... Oddio, ha fatto il suono. Attento, qui. Ok, allora, praticamente con l'MF Reader devi catturare il livello 5, cioè fino al rosso, proprio fino al massimo praticamente, no? Esatto, perché Dunisiani ci serve per capire esattamente anche che tipo di fantasma è, chiaramente, perché se noi troviamo quell'evidenza, praticamente, possiamo capire subitissimo di che fantasma si tratta. Tu, Gabri, lo devi chiamare adesso, visto che hai l'MF. Adesso com'è che si chiama? Tipo, se c'è qualcuno di... con la B, però, con il tasto. Se c'è qualcuno, si faccia vedere. Ok, perfetto, si è sentito un eco assurdo, quindi adesso immediatamente faccio così, perché non ti devo sentire dal infatti. Gioco. Perché chiaramente Dunisiani poi dopo mi sono scordato di togliere, perché pensavo che Fasmofobia si salvasse queste impostazioni, invece purtroppo no. Non si è salvato. Esatto, allora, non si è fatto vedere ancora nessuno, vero? No, infatti. Però abbiamo capito che è a questo livello qua giù, giusto? Perché praticamente, la prima volta ti si era... Allora, facciamo così. Lo accendo anch'io, caro Gabri, così ti aiuto. Allora, pratica foca grassa. Allora, vai immediatamente nello scantinato. Ah, che bello. Ho paura, però. Va bene, allora aspettami che arrivo anch'io non con te. Dai. Non è che la torcia. Lo so. Quindi è per questo che devi venire con il tuo Duni, sai che grazie, ti protegge. Grazie. Ma noi ne abbiamo visto la salute mentale. La mia era tipo a 60, la tua era tipo 55. Siani. Porca miseria, l'ho cosa vista abbiamo io. Fatto? Sì, bravo. Allora, quindi non è che stiamo morendo, per fortuna. No, siamo più o meno a metà. Ok, perfetto, quindi abbiamo ancora un po' di tempo per capire esattamente chi c'è e chi non c'è. Esatto. Ah, porca miseria, qua Dunisiani, questa è la casa maledetta. È brutta. Assolutamente sì. Non se c'è qualcuno, si faccia sentire. Oddio, ho sentito l'eco. Ah, vabbè, tu sì, non mi fregare addosso, perché imbecilla. Adesso andiamo al piano di sopra, perché potrebbe essere benissimo anche il piano di sopra, Dunisiani. Infatti, ma non si è mai fatto vedere da se c'è qualcuno si faccia sentire. Esatto, perché magari potrebbe essere appunto anche da questa parte, ma io non vedo niente, nessuno, assolutamente niente. Cioè, io non so. Allora, prima di tutto accendiamo le luci, Gabri, perché io mi sono scordato. Se no non si vede niente. Esatto. Io ho sentito qualcosa. Silenzio, creature che ci sono in questa casa. Perché Duni sta registrando un video. Ma c'è il contatore spento. Sarà meglio queste creature che... Come? No, di nuovo il contatore spento, sì. Gabri, non va bene questa cosa. Lo so. Gabri, ti punge il sederino adesso. No. Sì, Gabri, stai attento. Gabri, Gabri, stai attento. Vero. Ma devo stare dietro io. Vabbè, sì, questo sì, assolutamente. Sempre, comunque. Però devi stare attento, perché ti punge il sederino. Lo so. Allora, praticamente, cosa ridi? Attenzione al sederino, perché te lo punge, mamma mia. No. Ti prende l'ago e te lo... Vabbè, lasciamo cosa? Perdere, sennò poi dopo va a finire male i Dunisiani. Poi ci tolgono il video da YouTube. Questa cosa non va assolutamente bene. No, infatti, non va per niente bene. Ma, caro Gabri, non abbiamo ancora trovato un cappero fritto. Allora, sì, porca miseria. Se ci sei fatti sentire adesso, ho paura, mannaggia te. Com'è che si chiama, Gabri? Daniel Williams. Com'è che si chiama? Porca miseria! Oddio, porca puzza! No, qua sta attaccando, Gabri. Sta attaccando, sì. Allora tu tieni in mano le MF Reader, io gli devo fare una foto. Porca puzzolina. Dov'è? Gabri ci fa fuori. Gabri! Oddio. Porca miseria, mi ha ammazzato. E io però come devo fare? No, tu non fai niente, è finita. È finito il video qua, Dunisiani. Allora, prima di tutto aspettiamo un attimo che questo qua deve finire, perché allora, porca miseria, Dunisiani, è successo un casino. Sì, cioè, non è possibile, cioè, mi ha attaccato il fantasma, ma come si permette? Ma cioè io dico, allora, fantasma, fatti gli affari tuoi. Oh, fantasma! Esatto. Fatti gli affari tuoi, non ti permettere mai più, puzzone di sto cavolo. Non ti permettere, perché se ti permetti, io ti lancio il tappo di bettiglia addosso. Puzzone! Allora, quindi, scusate, mi ero leggermente arrabbiato con il fantasma. Ho notato. Ma adesso Duni sei perfettamente calmo e comprensivo. Prendi in giro per caso? Cos'è che devo fare? Scusami, cos'è che hai fatto? Cos'è che hai fatto tu? Allora, tu prima di tutto stai nel furgone, prima di tutto. Secondo, bene. Parla bene. Allora. Ok, parlo bene. Perché ti era preso qualcosa. Mettiamolo a caso. No. Sì, è come? Sì. Comunque l'EMF a livello 5 non l'abbiamo preso, Gabri, quindi abbiamo solo un'evidenza. Io direi di mettere
forza metto? Non saprei, tipo, mettiamo la Banshee, dai, mettiamo la Banshee. Va okay. Bene, va bene. E partiamo, partiamo, devi partire tu, così almeno Duinzeni adesso vedremo se abbiamo ragione oppure no. Secondo speriamo, me, no, ma se abbiamo ragione, porca miseria. State pronti, Duinzeni, perché potrebbe essere la fine, la rivelazione, lo ad in game. Esatto. Oh. Cos'era? Vabbè, ovviamente. Un rompipappele assurdo, no? Esatto. Denisiani, orca miseria, vabbè. Siamo contenti di aver riportato qua Fasmofobia. Fateci sapere se lo rivolete vedere. Io non so se lo riporterò, dipende se lo guardate oppure no. Se lo volete. Esatto. E direi che iscrivetevi al canale se lo volete. Lasciate like, commentate con il vostro fantasma più spaventoso di Fasmofobia. Perché esatto. Il mio, sinceramente, non so qual è. Perché tutti fanno paura. Neanche. Tutti fanno paura, quindi. Vabbè, quindi noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao, Denisiani. Ciao.